La curva sud è la più bella curva del mondo. Ciao Leo, pronto alla sfida? Alla grande, sono felicissimo. Il tema della MTV Cribs Challenge AS Roma. Ah, bellissimo. Ok, vabbè, sono preparato. La Roma, aspetta un attimo, c'è una cosa. Guarda qua. Contento di gas, man. Giocare nella Roma sarebbe stato un mio sogno, anche se non ho mai giocato da professionista, ho sempre giocato al parco con gli amici. Però vado, in compenso vado spesso allo stadio in curva, poi quando posso invece mi vedo magari a casa con papà. La Roma per me è fede, è una religione. Ok, visto che sei così tifoso, vediamo quanto sei esperto della tua squadra del cuore. Prima domanda, quante partite ha giocato Francesco Totti nella Roma? Vabbè, diciamo che proprio il numero esatto di cose è impossibile azzeccarlo, però ho giocato tanti anni, sono state tipo intorno ai 600, dai. Bravo Leo, per la precisione 619. Sei a una su tre. Diciamo che io sono cresciuto con Francesco Totti, nel senso che quando ero bambino c'era solo Totti, tutte le magliette della Roma, a parte questa che me l'hanno regalata recentemente, tutta scritta Totti. Totti è stato il capitano e sarà sempre il capitano. Era proprio bello andare allo stadio e vederlo e ti sentivi sicuro ogni volta che era in campo. Seconda domanda. Nell'inno Roma Roma di Antonello Venditti c'è un verso che recita: Roma Roma bella t'ho dipinta io, gialla come cosa e rossa come cosa? Rossa come il cuore mio, gialla come il sole. Gialla come il sole, rossa come il cuore mio. Roma, Roma bella. Vabbè, poi è tutta Roma, molto più bella cantata alla curva. Perfetto Leo, grazie anche del passaggio cantato. Sei a 2 su 3. Terza e ultima domanda. Andiamo un po' nel passato. Vai. In quale anno c'è stata la grande polemica del famoso gol annullato per fuorigioco a Turone? Nell'81. Esatto! E ti ricordi anche la partita? Beh, non posso ricordare la partita perché non ero ancora vivo, non ero neanche, secondo me, neanche nell'idea della mente dei miei genitori, però comunque so, conosco dello scandalo, ne ho sentito parlare, è stata una bella pezza per la Roma. Doveva vincere lo scudetto. Però, comunque, secondo me è bello di essere un tifoso della Roma, proprio il fatto che sia che vinciamo che perdiamo, siamo sempre, cioè, la curva sud è la più bella curva del mondo. Ottimo Leo, challenge superata! Sei un vero ultra! Grazie mille.